nuova influenza a H1N1. Il viceministro alla salute Ferruccio Fazio ha deciso in via precauzionale la chiusura immediata e per 7 giorni di 2 scuole romane, e cioè Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II e il liceo Dante Alighieri, dopo i 4 casi confermati ieri di nuova influenza, appunto a H1N1, che hanno riguardato liceali degli istituti stessi. I 4 ragazzi erano rientrati da New York insieme alle loro classi dopo un soggiorno di studio lo scorso 19 maggio. Preoccupato per il futuro dei propri dipendenti, si butta sotto un treno. Ieri un manager di 43 anni, SG della CIMEC di Castello di Godego, si è gettato sotto un treno. Qualcuno sostiene che fosse preoccupato per il futuro dell'azienda e per il fatto di dover mettere in cassa integrazione alcuni dipendenti. Sulla vicenda del manager della CIMEC sta indagando la Polfer per ricostruire la dinamica del suicidio. L'uomo era da poco più di un anno responsabile della produzione dell'azienda trevigiana, che opera nella lavorazione del marmo e conta 120 dipendenti. Nel decreto sul terremoto 45 milioni di euro per le zone franche, via libera dell'Aula del Senato all'emendamento della Commissione al decreto terremoto, che prevede che lo Stato pagherà a fondo perduto ed al 100% la ricostruzione e la riparazione della prima casa. Nel testo si prevede in alternativa anche la possibilità, su base volontaria, dell'utilizzo del credito d'imposta o del finanziamento agevolato. Il contributo si otterrà solo al netto dei rimborsi assicurativi. Lo stesso emendamento inoltre aumenta le risorse per la protezione civile per assicurarne la piena operatività. Viene quindi autorizzata la spesa di 1,5 milioni per il 2009 e 8 milioni l'anno dal 2010 per il potenziamento delle esigenze operative del Dipartimento appunto della Protezione Civile. Medvedev non esclude altre crisi gas. Il leader del Cremlino, Dmitry Medvedev, ha detto che la Russia non può fornire garanzie all'Europa circa il fatto che non ci saranno altre interruzioni di forniture del gas in futuro, rispondendo alle domande dei giornalisti alla conferenza stampa finale del vertice Russia-Unione Europea a Khabarovsk. I leader europei sono pronti a negoziare su un documento che rimpiazzi la carta dell'energia. Lo ha preannunciato Natalia Timakova, portavoce del presidente russo. La Timakova ha sottolineato che gran parte dei colloqui è stata incentrata sulla sicurezza energetica. Commercio, a marzo vendite meno 5,2% annuo. Le vendite al dettaglio a marzo sono diminuite del 5,2% rispetto allo stesso mese del 2008, mentre sono cresciute dello 0,1% rispetto a febbraio. Lo rileva l'Istat, sottolineando che la diminuzione tendenziale è la peggiore dal 97, dalle nuove serie storiche, e che per una parte è dovuta al fatto che a marzo sono mancate rispetto all'anno scorso le festività pasquali. Nel primo trimestre dell'anno il totale delle vendite ha perso il 3,2% rispetto allo stesso periodo del 2008 e lo 0,9% rispetto all'ultimo trimestre del 2008. Per gli approfondimenti e tutte le altre notizie entra in TG24 nel sito www.tg24.dimmidove.it. Buona visione!